a tutti! Allora, oggi vi volevo far vedere qualche altro acquisto che avevo fatto e sono acquisti misti. Parto velocemente perché è abbastanza roba. Vi metto insieme qualche ordine di Groupon con qualche ordine casalingo per la casa che ho preso da un altro sito e c'è anche qualcosina di Wish. Allora, partendo velocemente da Groupon, ho voluto ricomprare un paio di scarpe che avevo già in precedenza, ma che erano rotte e le ho dovuto buttare. Le ho prese su Groupon perché costavano pochissimo e le scarpe in questione sono dei mocassini, si chiamano, delle scarpettine in questo modo qua, stringate maschili. Quelle avevo prima erano lisce, queste invece hanno tutto questo inserto, insomma, tutto questo decorazione, insomma, la vedete. Sono scarpe che a vederle così, vi dico la verità, sembrano abbastanza plasticose, non sembrano avere una qualità super eccelsa, ma le metteremo alla prova. Per ora sembrano anche molto rigide. Ho preso un 36, non ricordo quanto costavano, ma una decina di euro, qualcosa tipo 15 euro. L'unica cosa veramente orribile di queste scarpe è l'odore, perché hanno un puzzo di plastica che quando l'ho aperto pensavo di svenire all'istante. Veramente un odore molto fastidioso, però conto che lo perdano con l'utilizzo. Spero che non siano troppo grandi perché io ho un 35-36, in genere con scarpe chiuse riesco a portare anche il 36. Poi da Groupon ho preso questi, che non so come farvi vedere perché la scatola è pesissima. Sono dei piatti, è un servizio da 18 piatti, 6 piani, 6 fondi, 6 da dolce. Mi sono piaciuti moltissimo per la fantasia che avevano. Non li ho ancora aperti, quindi magari ve ne provo a far vedere uno, purché non spacchi tutto prima ancora di utilizzarli. La scatola pesa come se dentro ci fosse un cadavere e i piatti in questione sono fatti così, quindi il piatto piano ha tutte le foglie, quindi ha questo motivo giunglesco che è quello che mi piaceva particolarmente. Poi c'è il piatto fondo invece, che è fatto così, quindi è esternamente marrone e internamente tutto tinta unita, diciamo azzurro, vabbè. Poi lo vedete, è inutile che ve lo stia a descrivere troppo, che comunque anche questo è molto carino secondo me. E la parte del dolce è altrettanto carina perché sotto è bianco normale, ma sopra ha tutto questo motivo geometrico con qualche richiamo alle foglioline che ci sono nel piatto piano. Sono molto carini secondo me e avevano un prezzo contenuto che non mi ricordo qual è. Poi questo pappone qua, il sito da cui l'ho ordinato è La Redoute, credo sia francese, è questo qua. E in questo mega pacco ci sono tutti i cuscini, federe per i cuscini del divano, cioè ho preso una quantità esorbitante, non so nemmeno io cosa avevo nella testa di federe, 60x60 da mettere sul divano. Ne volevo un bel po' per poter fare il ricambio quando si sporcavano, ma ho decisamente esagerato. Oltre alle cose proprio per il divano, ci ho infilato anche qualche acquisto fatto da Wish, e in particolare ho alcune tovagliette che sono perfettamente in linea con i miei piatti perché sono fatti a foglie. E quindi ne abbiamo una fatta così, aspettate che ve la tolgo dalla carta così no non vedete niente. Una è fatta così, è un po' piegata, ma sostanzialmente è una foglia tipo acquatica, quindi il sotto è verde chiaro e il sopra è così. E questa, devo essere sincera, pensavo di utilizzarla tipo centrotavola. E poi ce ne sono due che invece sono uguali e sono fatte letteralmente a foglia, come poi può essere anche, insomma, in linea con le con i piatti, e sono due tovagliettoni fatte così.
tipo a fogliolona di banano, sono fatte piuttosto bene. Io le avevo viste anche su altri siti con un prezzo però allucinante e queste mi sono piaciute perché invece erano estremamente economiche e le proverò e vi farò sapere. Mi piace molto il tema giungla, se non si fosse capito. Da Wish mi è arrivata anche un'altra cosa, cioè una sciarpina fatta così. Ora non so se la riuscite a vedere in questo momento perché forse la vedete meglio se la lascio piegata. Comunque è una sciarpina con sfondo grigio, azzurrino grigio e poi tutte le volpine disegnate. È veramente molto carina, molto da me. Passiamo ai copricuscini, ve li faccio vedere velocemente perché sono 20 copricuscini, quindi ci potrei coprire 5 divani, non vi dico altro. Sembrano carini. Ne abbiamo due con questo motivo qua, quindi questa specie di fiore fogliolina in entrambi, ma di due colori diversi. Poi ne abbiamo tre con un motivo geometrico identico, ma sempre con colori diversi, quindi abbiamo in giallo, in rosso e in blu questo federa qua, quindi diciamo sostanzialmente a quadrettini. Poi ne abbiamo due con invece un motivo fatto così. Quindi sono identici, ma questa in verde, questa in blu e sono con questo sempre motivo geometrico, direi, che ricorda un po' dei fiorellini nuovamente. E poi ne abbiamo alcuni con motivi geometrici vari, per esempio questo fatto a quadrettini, a rombettini, questo fatto a esagoni. Poi ne abbiamo una serie con delle fantasie varie, ma che richiamano tutti i fiori, per esempio questa sul viola e rosa, con queste specie di foglie, questo sull'azzurrino, carta zucchera con dei fiori, questo sul rosa che credo che abbia dentro sempre un tema floreale, barra, credo che ci siano degli aironi o qualcosa del genere. Poi abbiamo questo su questo tono rosino, sempre con delle foglie e dei fiori. Poi ne abbiamo uno giallo, sempre con fiori e foglie. Non so se si è capito se mi piace a me. Uno geometrico, però con questi toni di color senape e viola melanzana. Uno con queste decorazioni sul sempre color senape e queste specie di fiori stilizzati. Un altro sempre tutto fatto a tondoni così con tutti questi colori sempre senape, azzurro, blu. Uno sempre a fiori color azzurro e senape. Uno con dei motivi geometrici fatto così con questi appunto boh, disegni astratti direi. E infine uno bianco con degli sciatori, questo me lo ricordo. E proviamo a aprirne uno per capire come sono fatti di sé per sé, perché per ora sono chiusi, quindi non ho visto. Allora, costavano pochissimo, ne ho presi così tanti e sono impazzita perché costavano una cosa come 3 euro, 5 euro a federa. E anche se sono tantissime, ho pensato che delle federe 60x60 a 3 euro non le avrei mai più trovate, perché sono difficilissime da trovare sia come misura che come prezzo, hanno dei prezzi pazzeschi, quindi mi sono fatta prendere decisamente un po' la mano. La federa effettivamente è bella grande, è di un tessuto piuttosto leggero, quindi non è una federa in realtà da divano di sé per sé, è una federa come quelle da letto. In fondo non ha zip, ma ha il risvoltino come quelle del letto, però sembra fatta piuttosto bene, devo dire la verità. Anche il tessuto è un tessuto come quello che potete trovare in qualsiasi, non lo so, copriletto di
IKEA per dire, e effettivamente sono della misura corretta. Anzi, forse sono anche un pochettino grandi. Proviamo a aprirne un'altra e questa non si capisce che fantasia è da chiusa in questo modo qui. Vediamo un attimo. Allora, anche questa dall'altro lato è tinta unita, è azzurra, questa è uguale, cioè è azzurra da questo lato qua. E da questo lato di qua invece ha questa specie di airone, direi. Con questo tipo, questo motivo molto nipponico, diciamo. E il tessuto è lo stesso, e la tipologia, insomma, di fattura è la stessa. E niente, poi proverò a metterle sul divano cercando di adattarle in modo che rendano l'idea, però sono contenta perché almeno non devo, perché io questi copri cuscini qua ce l'ho da circa un anno, ogni tanto li metto a lavare. Ma è un problema riuscire a sfoderare i cuscini, rischio sempre di strappare tutto, quindi volevo qualcosa da metterci sopra in modo tale da cambiare solo un copricuscino che oltretutto è mio, non è della casa, che se si strappa non succede niente, e questi mi sembra, insomma, avevano un prezzo che non riuscivo a trovare da nessuna parte. Erano in saldo, non sono tutto l'anno a questi prezzi qui, ma quando li ho presi io erano in saldo. E niente, con questo è tutto, io vi mando un saluto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e ciao!